2016 è stata presentata questa mattina nella Sala Livatino di Palazzo dei Chierici la grandissima manifestazione internazionale che calamiterà l'attenzione nel litorale della Playa nella splendida Domus Bet Arena Beach Stadium, che è stata ampliata in ogni ordine di posto. Quindi grande spettacolo, 32 le squadre maschili e da quest'anno anche il torneo femminile. Alle mie spalle vedete bene i gruppi del torneo maschile, dove la Domus Bet Catania ha trovato l'Atlas, formazione greca, il Bate Borisov, formazione molto molto dura, formazione della Bielorussia, e poi lo Zulle, formazione olandese. Bene, di questi gironi che vedete, di questi otto gironi, passeranno le prime due e poi a eliminazione diretta, ottavi, quarti di finale, semifinali e finalissima. Insomma, andiamo a sentire le voci dei protagonisti per questa grande manifestazione che dal 23 al 29 maggio sarà la grande attrazione della città di Catania. Gio Massima, oggi in questa sala, qui proprio al Comune, a volere testimoniare la vicinanza e riconoscere la fatica degli organizzatori. Contenti, sport, turismo, una città che si rimette assolutamente in moto. Ecco, per la città di... differente del torneo femminile. Assolutamente, ho fatto l'estrazione come assessore anche alle pari, le donne sempre, sempre più presenti e sempre più in prima fila, partendo proprio dallo sport, quindi solidarietà, benessere, ma anche tanto altro. Quella che è la grande sostenibilità, dico io, anche è la vivibilità e il vivere bene, no? Abbiamo visto la pista ciclabile a lungomare, adesso un altro grandissimo litorale come la Playa ospiterà oltre 1000 persone tra atleti e soprattutto dirigenti. Questa è una grande conquista ulteriore per la città. Certamente, la città non si rimette in moto senza la città, quindi senza i cittadini che hanno voglia. Noi conosciamo le difficoltà dello sport, delle strutture sportive, in questa circostanza una struttura fuori dall'impiantistica, però una struttura assolutamente valida, la pista ciclabile. Ci riprendiamo pian piano questo pezzo di Catania un po' dimenticata per il benessere, con fatica, riconoscendo che ci sono tanti problemi. L'esternalizzazione è avviata con i bandi, anzi speriamo che in tanti partecipino, e quindi cerchiamo di rimettere in movimento lo sport. Abbiamo anche pensato a un rilancio dell'impiantistica con la progettualità che è stata proposta sia alla Presidenza del Consiglio, sui fondi anche del CONI, quindi con contiamo anche in risultati concreti sulle nostre strutture impiantistiche. È un bel avvenimento, siamo riusciti, diciamo, nel nostro intento a fare quello, diciamo, che a noi ci compete. Abbiamo fatto una bella competizione l'anno scorso, quest'anno abbiamo raddoppiato un po' il tutto, speriamo di fare bene. C'è anche il torneo femminile ad arricchire ulteriormente la manifestazione. Questa è una cosa, secondo me, è una sorpresa assoluta, e io credo che si farà bene pure lì, perché ci sono delle componenti
già importanti, e credo che anche lì possiamo fare uno spettacolo imponente. Avete speranza di riuscire a vincere il trofeo dopo che è sfuggito lo scorso anno? Io a livello calcistico sono soddisfatto relativamente, perché a me piace sempre vincere. Abbiamo sposato questo progetto importante con il presidente, però diciamo che abbiamo fatto bene essere vicecampioni d'Europa con delle squadre comunque importanti, e perdere magari con il Crystal ci può anche stare, anche se io comunque non mi accontento. Quindi rivinci da quest'anno? Ma me lo auguro. Il girone è un po' complesso, però se dobbiamo arrivare in finale dobbiamo battere tutti, c'è poco da fare. Francesco Tardo, responsabile delle comunicazioni esterne della Domus Bet Catania. È stato un girone duro, difficile, meno difficile. Il Bate Borisov sicuramente è una squadra da temere, però passano le prime due. Penso che siamo assolutamente in piena corsa per superare il girone. La squadra è attrezzata, tutte le squadre sono blasonate, non avevamo paura di affrontare nessun tipo di avversario. Dobbiamo cercare di pensare a noi. Ecco, la Playa di Catania sarà sicuramente il centro dell'attenzione, la splendida Domus Bet Arena. Dobbiamo chiamare anche i catanesi a venire a tifare Domus Bet Catania. L'anno scorso è stata una grandissima risposta, c'è stata da parte del pubblico, quest'anno non deve mancare. No, penso che tra le vicende calcistiche, il periodo che vive Catania, anzi, si ha fame di sport. Siamo pronti ad ospitare oltre 2000 tifosi e penso che siamo in piena corsa per averne anche di più. Siamo col presidente di Catania Esport, il grande consorzio che ha messo dentro tantissime club esport catanesi. Oggi questa è una grande manifestazione che partirà dal 23 maggio e oggi è importante esserci, perché lo sport, soprattutto a Catania, deve trovare un respiro diverso. Ma noi, quando abbiamo fatto con Pepe Bosco questo consorzio di Catania Esport, ipotizziamo manifestazioni del genere. Ipotizziamo sinergie così significative come quello che Pepe Bosco riesce a dimostrare sul campo. Ormai è 3 anni che organizza questa manifestazione intercontinentale e proprio non possiamo dare i complimenti, e incrociamo le dita in attesa di aspettare il calcio d'inizio. Catania Sport va avanti con grande veemenza, dobbiamo dire. Certo, Catania Sport prosegue, stiamo organizzando tante manifestazioni, cose, questa è una dove ci sentiamo partner integrante di Beppe Bosco. Siamo col vicepresidente del COB Giuseppe Bosco, ancora una volta Catania, ancora una volta un grande spettacolo come quello del Beach Soccer e soprattutto della Champions League, dell'Euro Winner Cup 2016. Quanto è stato importante avere la fiducia della federazione internazionale? Ma è importante, è un connubio che oramai si è stabilito nel corso degli anni. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2014, avevamo 21 squadre, nel 2015 ne avevamo 26, quest'anno abbiamo raddoppiato con 48 formazioni, 32 maschili e 16 femminili, con una Domus Bet Arena Beach Stadium raddoppiata nei posti, da 936 siamo passati a 1942 con altri 2 campi supplementari, per cercare di sviluppare al meglio queste attività. La Domus Bet Catania è stata vice campione d'Europa lo scorso anno, cercherà di togliere il trono al Crystal, che sembra la squadra come al solito imbattibile, con il grande supporto del pubblico, perché avete lanciato anche questa mini campagna abbonamenti, no? Per solo 2000 era l'hashtag. Sì, abbiamo lanciato una campagna abbonamenti per cercare di portare compra il tuo posto in prima fila, insomma, per cercare di avvicinare tutti i tifosi del Catania che vogliono bene alla maglia rossa-azzurra e ci devono supportare soprattutto nella conquista di questa benedetta Coppa dei Campioni. La squadra è più forte, mi dicono che è stata rafforzata i 4-5 elementi, quindi ci sono tutte le componenti per arrivare fino in fondo.